E tu, lì in fondo, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vuoi unirti al mio fantastico, meraviglioso regno? Sì, sarebbe fantastico, ma il regno dov'è? Cioè, sinceramente, io non vedo nessun regno ma qua. Mi quindi. scusi, ma cerca, guardi che bellissimo standard. Questo sì, qua sì, è, ma è lo allora, stendardo di un regno. Ti lo devo spiegare io. Non basta questo per costruire ah, no? un regno. No, perché altro serve? Perché no? Tante altre cose, ci vogliono dei sudditi, ci vogliono delle coltivazioni, ci vuole un castello, io qui non vedo nessun castello, mi scusi, eh, eh aspe Aspetti, quello lo posso sistemare subito, Gua guardi che bello Uno, due, tre, no, ci la, sto la, sopra No, la, la, la smetta, dai, la smetta, ho deciso che l'aiuterò dato che io sono molto molto esperta nella costruzione di regni Quindi ah, sì? le, le darò una mano, sì, assolutamente sì Ma che gentile, sì. e cosa vuole in cambio? Che lei sia il mio schiavo, totalmente <ride> Ehi sono Steph che stagicando Colony survival -er. e siamo qui in questo nuovissimo gioco in cui il nostro obiettivo sarà quello di costruire un vero e proprio regno da zero che sarà totalmente funzionante perché avremo anche dei sudditi che lavoreranno per noi e questa è la parte più bella. Esattamente, questa è, la parte più bella. è troppo carina, ha potenziale miniserie quindi vediamo un pochettino se questo episodio vi piacerà tanto, quindi likes, visualizzazioni, commenti e sondaggio, vediamo un po' se vi piace, nel caso sarà una miniserie da 3-4 episodi. Allora, la cosa più carina di questo gioco che se notate dalla grafica un po'... Assomiglia a Minecraft. Esatto. E che noi abbiamo i sudditi. Però, a differenza di altri giochi, dove i sudditi sono lì, ma stanno fermi e non fanno nulla, qui lavoreranno per noi. Quindi, adesso vi facciamo vedere. Subito, iniziamo il nostro regno dove Fereniki è la regina. Io sono lo schiavo di Fereniki, ma io avrò i miei schiavi che lavorano per me. Per è soddisfare, tutta una catena di schiavi. Esattamente. Oh, okay. Creiamo il primo poveretto. Sì, per sì, farlo, sì. abbiamo bisogno di un letto. Perché, ovviamente, deve dormire da qualche parte. Il nostro colone. Eh, certo. Quindi, vediamo un pochettino come li chiamiamo abitanti. Coloni, schiavi, schiavi. lavoratori. abbiamo no, schia già detto... Non mi piace chiamarli schiavi. Una cosa un po' più carina. Schiavetti. <ride> Ma siamo seri? <ride> Ci escono anche le cose contemporanee. Schiavetti, Schiavetto dai. È sia. carino. È, è carino perché è, è pur sempre uno schiavo. Okay. Però non stai dicendo che è uno schiavo così col nome brutto. Va okay. bene, dove vorresti il letto? Guarda sì. se ti piace qua. È eh, un po' troppo avanti. Perfetto, però. va mettere... benissimo. Allora, quindi questo è il letto del nostro primo schiavetto. Mi stai già deludendo qua, eh? <ride> con 50 di cibo noi possiamo creare. E consumerà 5 di cibo ogni giorno. Quindi esatto. bisogna anche somarlo. Quindi guardatelo qua, eccolo qui. Ciao, Guarda, schiavo dai, numero bellino. uno! Sei pronto a lavorare? <ride> e voi vi chiederete: ma dov'è che deve lavorare? Perché al momento non abbiamo nulla. Non è un problema, perché adesso creiamo anche il suo lavoro, mi sembra Fere, giusto. Non parlare al plurale quando fai fare tutto a me. <ride> Ma allora io qua ho un ruolo importantissimo. Sì. Ovvero di fare la guardia. Perché i consolini ancora non sanno che di notte verremo attaccati. Hai detto dai bene, di notte. Quindi... quindi di giorno puoi lavorare insieme a me. No. Creiamo un posto dove il nostro schiavetto potrà lavorare. Cosa c'è di meglio di un campo di grano? Nulla. Quindi guardate un pochettino cosa fa. Appena noi lo mettiamo. Inizia a seminare il grano. Esatto, che esatto, ci metterà esatto. due giorni per crescere. Quindi tra due giorni ci darà del cibo che ci permetterà di creare altri schiavetti. Di espanderci e di creare tante altre... Cose ed è troppo bellino vederlo lavorare. Allora, Fere, voglio chiederti una cosa. Abbiamo Dimmi. fatto il primo schiavetto, abbiamo fatto la prima coltivazione. Cosa vuoi fare adesso? Perché il giorno dura un po' di tempo ma durante la notte arriveranno tante persone cattive. quindi qual è il tuo piano? Allora, secondo me dobbiamo aumentare la produzione Ok, perché quindi al più momento... grani? Sì, sì, okay. al momento è un po' scarsa, farli anche staccati i campi che sono bellini eh, Di così. uno o di due li di vuoi uno, staccati? Di uno, di uno va bene Quindi lo va 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 bene. vorresti così? Riesci a contarmi da quanti blocchi hai? Da quattro, giusto? Chiavetto numero due è andato subito Ops. a lavorare il grano Fere che è successo? Ho fatto un buco in terra. Fere. Ok, no, l'ho tappato, è tutto a posto, tranquillo, tranquilla. <ride> Ho capito perché eh, non mi aiuti metti... a lavorare. <ride> perché non sei in grado. E tu sapevi che si possono fare i buchi in terra? Non lo sapevi. Certo. Non è vero, non è Guarda, ti sapevi. faccio vedere un trucchetto, dato che dici che non lo sapevo, okay, ok? Resta lì, eh, resta lì. Comunque sta per diventare notte, quindi dobbiamo stare sì, attenti. Sì, io sono già pronta col mio arco. Allora, se io faccio così, guarda, guarda, okay. questo lo puoi usare come poltrona per sederti, dato che tu non hai un letto, ok? okay sì, Te sì, lo sì. piatto. Io non dormo qui. mai. Guarda? Ma non è una poltrona, sono delle foglie. Comode per sedersi e per, per sì. rilassarsi. Guarda? So oh. Comodissimo, bellissimo <ride> Meno male che ti piace Comunque sì, possiamo prendere qualsiasi blocco E posizionarlo proprio come su Minecraft Quindi è carinissimo, ma Fere non l'ha apprezzato molto Lo Sta diventando notte Una sì, cosa importante sì, 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 sì. è difendere i nostri schiavetti Per farlo creiamo dei schiavetti guardia Mi sembra giusto <ride> Armati sembra di giusto. arco e di frecce Quindi iniziamo a farlo Dobbiamo prima di tutto creare le frecce che Anche saranno... se non ce n'è bisogno qui eh. Perché Fere? Perché ci sono io Ah, ci vuoi difendere tu? Sì. La notte, sì. quindi diventi utile all'improvviso? Sì, esatto, esatto. Almeno io, io voglio solo combattere, capito? Ok. Cioè, io quindi voglio governare e combattere, che sono le uniche due cose che mi piacciono. Allora, mi facciamo così, ok? Creo okay. un solo schiavetto che difende, così i consolini sì. lo vedono. Esatto, e per sì, il resto sì, ci no, pensi certo. tu. Lavorate, muovetevi, che abbiamo bisogno di cibo. Vedi, siamo migliori amici sì, adesso. Possono anche amici. lavorare quanto vogliono, ma il grano ci mette due giorni a crescere, poverini. Perché sono lenti, è colpa loro. Se fossero più veloci, il grano crescerebbe più veloce. Oh, ok, creato schiavetto 3 che diventa schiavetto guardia. Guarda come sta andando già dritto: sì, sì, è sì, pronto sì. Al, suo al suo lavoro, al suo destino. E adesso praticamente lui va qua, si prende le frecce all'arco e resta fermo. Quando compaiono gli zombie, li spara e li ammazza, difendendo tutti gli altri schiavetti che stanno qua tranquilli a dormire. Beh, Purtroppo l'aria aperta giorno, Quindi mi sembra logico che poi di notte debbano essere difesi dalle Però, guardie. Però sì. Teoricamente abbiamo un hotel a un milione di stelle. Perché un milione di stelle? Perché ci sono le stelle nel cielo che guardano dal letto, dato che non hanno la casa. Non fa ridere, questa battuta è davvero pessima. <ride> L'avevo la vista st su Facebook tempo fa. È davvero brutta È davvero brutta <ride> Ho provato brutta. a sfruttarla Per diventare simpatico no, no, Non ci provare più funzionato. Non ci provare più Guarda 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 È il primo mod Facci vedere come la mazzi Vai a fare Il primo fare. mostro Vai a fare mi spacco la faccia Guarda Dannati Mi passa una freccia Sei sì, Fortissima Sì lo so Lo so grazie Ma sei lo so. bravissima Lo so Però io vorrei so. vedere lo schiavetto ma se ne è uno Eh bisogna Arrivano in que da quella direzione. No, mi sa lui... che l'ho messo nell'unica zona dove non ce eh, ne sono. Sì, mi sa proprio di sì. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. Ho fatto un nuovo campo così ne abbiamo addirittura tre di grano. Se come vedete, questo grano, un pochettino, è cresciuto. Dato sì, che sì, domani sì, sì. lo potranno prendere, finalmente avremo del cibo. Ti volevo dire, Fere: secondo me, è il momento di creare qualche costruzione. Perché dici. mi sembra che siamo un po' troppo allo scoperto. Quindi, ok. okay. Stavo pensando: cosa ne dici di fare delle mura? Sì, ci sta, per iniziare sì Per iniziare almeno, okay. le mura, almeno le mura E allora facciamo che tu fai le mura E okay. io invece creo una miniera dove i nostri schiavetti dovranno andare a minare Perché okay, sì, c'è anche quello da fare Quindi che dobbiamo creare una strada per mandarli Una domanda, andarli. le uh -huh. mura da un blocco o due? Da due, secondo me Da due, me. vero? Perché, perché secondo uno... me un blocco i mostri lo scavalcano sì. quindi Fallo bello largo No, certo, certo okay. Anche se non ho così tanti blocchi eh, quindi... eh, La miniera dove la vorresti invece? Boh, guarda da queste parti. Vieni, vieni, vieni. Tipo vieni, qua vieni, ti vieni, piace vieni, dove vieni. sono io adesso? Eh, esatto, questa zona qui magari inizia a scavare e sicuramente troveremo qualcosa okay. sotto terra, quindi inizia, inizia. Allora inizia. faccio qua, faccio qua. Bene, ma dove stai finendo? Stai scavando? <ride> Un po' troppo Allora, Ferre sta facendo un sacco di pietra Per continuare le mura che adesso vi faccio vedere Le abbiamo iniziate a fare altre due Perché così secondo me i mob non riescono a passare Sì, se non ricordo male nella guida del gioco Ti dicono proprio esatto. che Non possono saltare due blocchi Invece uno lo saltano quindi... Esattamente Le stiamo mettendo da questo lato E stavo pensando che metto delle guardie Nei due punti dove non facciamo le mura Eh, eh sì, eh sì per Secondo me sì, ora è ora un sì. ottimo piano In questo modo diciamo abbiamo coperto con delle guardie Le zone più vulnerabili invece dalle altre parti abbiamo le mura che teoricamente ci difendono dico teoricamente perché ancora non mi fido molto devo creare anche delle chest dove eh, i nostri schiavetti metteranno il grano perché quando lo diciamo come si dice quando lo prendono fere eh? quando, quando lo raccolgono quando lo raccolgono grazie raccolgono. Non mi veniva. <ride> lo dovranno mettere da qualche parte quindi in questo caso dentro sì, quelle chest sono davvero efficienti perché fanno tutto in sì. automatico cioè prendono il grano te lo mettono nella, nella cassa e tu poi ce l'hai lì tutto pronto quindi è bellissimo, è bellissimo. esattamente quindi Adesso una cesta per ognuno di loro, in modo tale che metteranno tutto il granetto qua e aspettiamo di vedere fino a dove arrivano le mura di fere Però direi che stanno andando già benissimo. Inizia già. finito così. Ad essere quasi così un regno. Dovremmo avere anche delle torce, vero? Hai ragione. Perché direi che è il caso di iniziare a illuminare Mi ero il nostro regno. Sì, sì, Però sì. Al di fuori delle mura o nelle mura? Eh, a me vediamo, piace nelle mura. Vediamo. Perché Secondo così siamo alla luce. Oh, uh, guarda! Cosa hai fatto? Vieni a vedere Bellissimo Ne puoi mettere delle mura Che bello <ride> Allora bel. ogni quanti blocchi Ne ho messo una vicino ai letti Per avere luce nostra Ok E mi sa che ne metto anche un'altra qua vicino ai campi Che guarda, questa zona rimane guardami. molto buia Secondo me qui Fede In mezzo al grano così Ah sì guarda È carino qua. no? Vai Questa te la rubo Perfetto Anzi non mi piaceva una anche qui Hai ragione Ok Sì 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 E te allora detto, una bene. anche da quest'altra parte Che c'è l'oscurità che non mi piace Così Ok, ok, ah. ci sta, dai, come com inizio ci sta, io neanche un'altra, quindi direi Mi che ce piace la mettiamo. Perfetto, sì, dove ci sono gli alberi che c'è un sacco di buio, qua, Bravissima Ma qua qua, qua, qua ci siamo almeno riusciamo a vedere... Subito tutto ben... capiti. I allora monstri però mamma mia, la metto qua. troppo illuminati con tutte queste torce. No, <ride> troppo... dai, fa un bellissimo effetto. Ok, dai, te le lascio. Ci mette allegria te le la luce. Più dai. Meno, più dai. Meno, più allora, più adesso meno. dobbiamo vedere se appunto i mostri non passano sulle mura, perché altrimenti dobbiamo stare belli attenti a difendere, perché magari facciamo, ah ok, tutto a posto, e poi bam, ci ammazzano i nostri Assolutamente no. no. Perché l'hai tolta da lì? Perché non mi piaceva in questa posizione. Preferisco averla tipo qua. Va bene. Vediamo adesso cosa fa. Attacca il blocco e quindi lo può distruggere. Si blocca qui. Fa il giro. Fa il giro. Quindi comunque non lo può superare. Su questo abbiamo fatto giusto. Yes. E quindi se riusciamo a essere circondati loro non possono più entrare. Però lo puoi ammazzare. Io certo, non ho più largo. Infatti guardami. Aspettate che me ne creo uno. Va che nel grande giorno il grano sì, è teoricamente sì, sì, è sì, pronto. Vediamo, vediamo, quindi allora. dovremmo vederli raccoglierlo e metterlo dentro le ceste. Lo stanno facendo? Eh, credo proprio di sì. Sì, lo stanno togliendo e ripiantando. Quindi okay, ci okay. stanno dando del cibo che ci permetterà di creare nuovi schiavetti. E nel mentre lo ripiantano subito in una maniera super mega efficiente. Oh, so, sono bravissimi, eh. Questo c'è da dirlo, sono degli schia schiavetti provetti. Allora, bravissimi, bravissimi. Noi invece possiamo provare a fare. L ah, oh. Cosa? Ah, oh, cosa? Cosa possiamo provare a fare? Questo, Fede Allora, teoricamente Questo è difficile eh? okay. Noi abbiamo 20 di grano Però lo dobbiamo trasformare in qualcos'altro allora, Nel pane? Sì, dobbiamo fare il pane? Esattamente oh, Noi mettiamo qua questo è oh, bellina la fornace. Teoricamente dobbiamo creare un nuovo letto e assumere una nuova persona. Quindi eh, lo certo, faccio certo. immediatamente. Non ho i materiali per il letto. Non abbiamo ancora abbastanza cibo. Anche se ai, abbiamo ai, fatto ai. un buon raccolto, abbiamo fatto soltanto 20 da qui e 20 da qui. E per okay, fare un solo okay. schiavetto ci costa 50. Quindi dobbiamo aspettare che finisca lui, quindi la prossima giornata. Ma soprattutto dobbiamo subito continuare ad investire nel grano. Perché, se sì, no. No, serve un sacco di cibo per lenti. tutto. Quindi sì, sì, dobbiamo sì, sì. assolutamente aumentare. Mi sono reso conto che praticamente noi produciamo 60 di cibo in due giorni. E ne. Consumiamo 50 Quindi abbiamo un grossissimo problema Cioè facciamo Cosa 10 ha di detto cibo Ferinichi Ogni due giornate Licenziamo le guardie Licenziamole Non servono a nulla al allora, momento Allora Se io tolgo questo Lui teoricamente smette di essere una guardia E automaticamente va a lavorare nei campi Esatto E per ora facciamo una bella Produzione Il campo è qua Dove Ferre. sta andando? Fere è impazzito Scusa. Ah sta andando a lavorare il pane? Bravo No, no. Ok, aspetta Cerchiamo di capire cosa vuole fare nella sua testa Scusa, che vuoi fare? No, ha non... una freccetta, è contento <susurra> Non puoi stare qui Sta facendo qualcosa Vedi che c'è una barretta che avanza Ok cosa Credo che facendo? lui stia prendendo il grano dalle ceste Per poi fare il pane, non lo so Bene ragazzi, se vi è piaciuto, un like Se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli. di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima ciao, ciao!